grazie. Ma visto che Pia ha parlato dell'arrivo degli studenti, oggi che questi studenti universitari, anche noi stiamo seguendo come centro il problema che è diventato particolarmente urgente e che è appunto quello di che cosa si prospetta per la scuola italiana. E abbiamo, ve lo dico perché, visto che siete qui, così lo venite a sapere, lunedì prossimo un'iniziativa, presenteremo un film che è stato realizzato con testimonianze di maestre e maestri che raccontano la loro esperienza in tutta Italia. Verrà Rita Cosentino, che è una delle autrici di questo filmato, e lo presenteremo al mattino presso la scuola d'Arborea, che forma i futuri insegnanti elementari. Nel pomeriggio invece è previsto un incontro nella scuola elementare di Smirrionis, in via Basilicata, e sarà presente anche l'assessore alla pubblica istruzione Mongiu, che devo dire si è espressa in modo molto chiaro e deciso, preoccupata delle conseguenze di questa possibile modifica della legge sulla scuola. E fatta questo annuncio, vi dico che con molto piacere che il Centro di Documentazione di Cagliari, così come il Centro di Bologna dell'Associazione Orlando e l'Associazione ISDR, presentano appunto la pubblicazione Un altro genere di tecnologia. Questo volume è un volume che raccoglie, come ci diranno poi le nostre ospiti, contributi di riflessione e di elaborazione sulla realtà di relazioni ed esperienze che valorizzano una pratica politica capace di creare l'autodeterminazione anche nel rapporto con le tecnologie nelle comunità virtuali. Come sapete, l'autodeterminazione è un obiettivo, una pratica del femminismo, e l'abbiamo trasferita in questa nuova avventura con le nuove tecnologie. Io poi personalmente ho avuto il privilegio di vivere l'esperienza della rete Lilith, di cui sono stata presidente per 12 anni e della quale poi ho passato il testimone ad Anna Maria Tagliavini del centro di Bologna, in un'epoca però nella quale esistevano ancora molti dubbi per molti di noi sulla possibilità di muoversi con agio nello spazio delle nuove tecnologie. Tenete presente che Lilith nasce 18 anni fa all'interno della sezione informazione e documentazione di un coordinamento che riuniva centri di documentazione, biblioteche, librerie e Casa delle Donne, con l'intento di far conoscere e far circolare i saperi delle donne che si erano sedimentate nel tempo, attraverso il recupero di tutto il materiale, documentario, libri, riviste, poster, volantini, prodotti e conservati in ogni singolo centro. Qual era l'intenzione? L'intenzione era quella di realizzare una rete informativa bibliografica nazionale, perché volevamo ottenere un catalogo collettivo. Attraverso la scelta, e qui iniziarono i problemi, di modalità catalografiche che rispondessero alle norme diffuse a livello internazionale, ma insieme permettessero l'adozione di un metodo rappresentativo capace di evidenziare la specificità dei fondi posseduti dai centri. E vi ricordo che una riflessione che è stata condotta alle donne sul terreno della storiografia sociale e politica e del lavoro documentale in particolare aveva già messo in luce quanto fosse neutra la ricerca archivistica e anche quella biblioteconomica, che è sempre stata considerata un terreno di scelte specialistiche e che quindi non contemplava nessuna implicazione politica. Da qui nel gruppo la decisione di scegliere l'adozione di un thesaurus che superasse i limiti della soggettazione che noi ritroviamo nelle biblioteche generali, e quindi una ricerca sul linguaggio alla quale si sono dedicate diversi studiosi dei centri.
Naturalmente utilizzare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie informatiche era un problema perché venivamo pressate, perché scegliessimo un certo tipo di software, tutti i software a pagamento, tutti molto rigidi. E questa è stata la prima sfida, e i centri hanno deciso invece di scegliere il CDS ISIS. CDS ISIS rispondeva a due esigenze. Uno era distribuito gratuitamente dall'UNESCO e quindi superiva le difficoltà economiche in cui naturalmente si trovavano la maggior parte dei centri. E poi perché presentava, questo è stato l'aspetto più interessante, presentava una flessibilità notevole che consentiva che cosa? Di elaborare applicativi dedicati alle esigenze della base dati. Nasce così l'applicativo della base dati Lilith per la catalogazione del materiale documentario, poi quello Lilarca, definito Lilarca, per la gestione del materiale di archivio. Cerco di andare veloce, siamo temporalmente nella seconda metà degli anni 90 e pensate ancora vittime di uno scambio attraverso floppy per distribuire gli aggiornamenti e anche impegnate a aggiornare e adeguare i nostri vecchi PC. Abbiamo poi avuto l'occasione di sperimentare attraverso un progetto comunitario, il programma NOW, che tra il 92 e il 95 ha permesso a diversi centri di avviare una esperienza, insomma, molto importante. Dal 95 a oggi ci sono state tutta una serie di iniziative e noi quello che ci interessa è che per passare il testimone alle nostre figlie era necessario acquisire una consapevolezza della consegna che facevamo. Volevamo consegnare un'immagine del vivere virtuale che vorremmo però che fosse sempre ancorato alle esperienze che vengono da lontano, certamente impacciate nell'uso della tecnologia, ma ricche di saperi e di progettualità. Oggi che tutti conoscono internet, conoscono le nuove tecnologie, credo che sia il momento più favorevole per cercare di capire una cosa, che è questo poi l'interrogativo politico che io mi pongo e che ci poniamo. E cioè capire se cambia, come cambia e in quale direzione. La pratica e il linguaggio delle relazioni delle donne e fra le donne e gli uomini nel mondo delle reti. Utilizzando però il sapere delle relazioni che è nella politica delle donne e che, mentre tradizionalmente ha richiesto una vicinanza, un ascolto, un costringere a vedere l'altra, in una vicinanza che è di corpi, di sguardi, di silenzi, oggi è necessario che nell'esperienza delle relazioni sia possibile elaborare linguaggi che hanno evidenziato le ambiguità e le omissioni del linguaggio proposto come universale e quindi saper rintracciare anche sul web parole, vissuti, aspettative e progetti di vita. Oggi, come sapete, le navigatrici in internet non sono più le signore borghesi degli anni dell'Europa del Novecento. Oggi navigare in internet è possibile a molte. Entrare quindi nel pianeta virtuale, costruire reti, consente anche di avvertire la possibilità di una nuova emancipazione che permette di realizzare l'integrazione nei rapporti sociali e nella vita economica. Però sappiamo, e questo ce lo dobbiamo ricordare sempre, che emancipazione e integrazione sono due termini che rimandano a un linguaggio carico di ambiguità, che richiede ancora una volta di essere svelata, per non perdere di vista il nostro modo di stare al mondo, anche in quello virtuale.